L'escreccio affonda, due dispersi in mare, l'imbarcazione che non era rientrata in porto mercoledì sera ritrovata sul fondale, nessuna traccia dei due pescatori di Areggini che erano a bordo. Comics, primo assalto alla città, partita da 4 giorni dedicata a fumetti e giochi, grande folla in centro storico, traffico intenso nella mattinata del primo giorno. Cade cornicione, colpisce una ragazza, è accaduto in via San Paolino a Lucca, fortunatamente la giovane non ha riportato gravi ferite. A Borgo a Mozzano parte la rivoluzione delle luci a LED, sarà rinnovata tutta la rete della pubblica illuminazione, saranno creati 80 nuovi punti luce. Lo sport, le 4 versiliesi puntano alla D, Seravezza di nuovo capolista solitaria nel campionato di eccellenza, ma anche Real Forte, Camaiore e Pietrasanta puntano molto in alto. Torna il Ciocchetto e il rally sotto l'albero, il 19 e 20 dicembre si disputerà al Ciocco la 24esima edizione della corsa prenatalizia, inventata nel lontano 1991 dal compianto ed indimenticabile Icio Perissinotti. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Dramma in mare a Viareggio, è affondato un peschereccio. Nella notte di mercoledì risultano ancora dispersi in mare i due pescatori viareggini che erano a bordo. Il servizio è di Federico Conti. È stato ritrovato intorno alle 13, adagiato sul fondale, a 18 metri di profondità, il peschereccio Giumar, disperso in mare dal tardo pomeriggio di mercoledì. Nessuna traccia invece dei due pescatori viareggini che erano a bordo. Due cugini, Nello Simonetti, di 48 anni, residente a Viareggio, alle prime esperienze nel settore della pesca, e Fabrizio, di 52 anni, residente a Piano di Mommio, pescatore di lungo corso. L'imbarcazione era stata vista per l'ultima volta nella mattinata di mercoledì, davanti a Marina di Pisa, in attività di pesca, ed era attesa di ritorno per le 18.30 a Viareggio. Il relitto è stato individuato a circa 4 miglia e mezzo dal porto di Viareggio, nel punto dove la guardia costiera, dopo lunghe ore di ricerche, aveva trovato tracce di olio e legna. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze per scandagliare lo scafo, lungo 13 metri, alla ricerca dei due pescatori, ma per adesso senza esito. Ore di angoscia per i familiari, che per tutto il giorno sono rimasti sulla diga foranea in attesa di notizie dei propri cari. Sotto shock anche i pescatori della banchina Lenci, alcuni di loro hanno preso parte alle ricerche coordinate dalle capitanerie di Porto, di Viareggio e di Livorno. Sono ancora da chiarire le cause del naufragio. Il maremmoto del tardo pomeriggio di ieri, seppur non ancora in tempesta, resta tra gli indiziati principali. Saranno le indagini della magistratura a fare luce sulla dinamica. L'episodio riporta alla mente la tragedia della vigilia di Natale del 2003, quando due fratelli viareggini, i giovani Policardi, persero la vita nel mare in tempesta. Notizie di cronaca dalla Versilia, rapina all'ufficio postale del quartiere Varignano a Viareggio. La rapina è stata messa a segno da un bandito solitario che era armato di coltello e ha anche minacciato un cliente che si trovava all'interno dell'ufficio postale. Avrebbe portato via una somma che si aggira intorno ai 500 euro, sta indagando la polizia. I carabinieri hanno arrestato un 22enne di Massarosa, Jonathan Polloni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato oltre 200 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 600 euro in contanti. La polizia ha invece arrestato a Forte dei Marmi un romeno di 46 anni, Meleciu Gheorghita, ricercato perché deve scontare una condanna per omicidio preterintenzionale. Lo scorso luglio a Roma, al termine di una lite, aveva colpito un suo connazionale che era morto il giorno successivo. L'uomo, in attesa della sentenza, era stato rimesso in libertà e ne aveva approfittato per allontanarsi da Roma. Adesso ci spostiamo a Lucca per il primo giorno di Lucca Comics e Games. Sentiamo com'è andata da Lorenzo Bertolucci.
Il viaggio è iniziato, non c'è modo migliore per raccontare il via di Lucca Comics and Games se non utilizzando lo slogan dell'edizione 2015. 4 giorni di eventi, mostre, presentazioni, giochi e tutto quello che la fantasia può immaginare, grazie al Festival Internazionale del Fumetto, del Videogioco e dell'Illustrazione. E proprio sulla base del claim di quest'anno è stato Palazzo Manzi e la mostra dedicata a Sergio Bonelli e al suo viaggiatore per eccellenza, Mister No, a ospitare il taglio del nastro alla presenza di tutte le massime autorità cittadine. Tantissime le novità di questa edizione. Prima tra tutte l'estensione del festival nell'area ovest della città, in piazzale San Donato, nell'ex Cavallerizza, lo spazio riservato a League of Legends, videogioco online con 7 milioni di giocatori giornalieri, dove sabato si potrà assistere all'attesa finale mondiale. Lo spostamento del palco music sul baluardo San Donato ha dato respiro a tutta la passeggiata delle mura. Nuova organizzazione per l'area Games con le entrate contingentate, esperimento riuscito nel primo giorno, anche se si dovrà attendere l'assalto del sabato e della domenica per una verifica attendibile, anche legata al limite degli 80.000 biglietti giornalieri. Nonostante il maltempo di mercoledì notte e della prima mattinata di giovedì, la sensazione è che il pubblico di questa prima giornata sia stato decisamente superiore rispetto agli scorsi anni. Nel 2014, edizione record, i primi 2 giorni si chiusero con 85.000 presenze. In attesa della classica folla del weekend, ci hanno pensato Hulk e Hulkbuster a scaldare l'ambiente, con uno scontro tra eroi di fronte al pubblico entusiasta di Piazza San Michele. Perché Lucca Comics è una miniera infinita di spettacolo. Andiamo a vedere anche l'altra faccia della manifestazione, quella del traffico. Via ai comics, via anche ai 4 giorni più difficili dell'anno per il traffico cittadino. Il primo giorno della manifestazione inizia con le code sull'autostrada all'uscita di Lucca Est, che si sono formate già ad inizio mattina. Le code sono una conseguenza del prefiltraggio operato all'uscita del casello dalla Polizia Municipale per deviare subito le auto dei visitatori dei comics verso i parcheggi ed evitare così che vadano ad intasare la circonvallazione. Un'operazione che però ha un successo altalenante, dato che a tratti il traffico su Viale Europa si ingolfa ugualmente. All'ingresso della circonvallazione le auto trovano il divieto di accesso a Viale Carducci, confermato anche quest'anno per creare una sorta di zona pedonale a Porta San Pietro, allo scopo di garantire la sicurezza ai tanti visitatori arrivati in treno che si dirigono a piedi in centro. Multe e rimozioni di auto in piazza Ricasoli davanti alla stazione, dove quest'anno è stato introdotto il divieto di sosta. Se la zona stazione si è mantenuta sempre relativamente tranquilla, altrettanto non si può dire del resto della circonvallazione. In mattinata code e rallentamenti nella zona est. Sulla rotatoria di Porta Elisa, oltre al traffico intorno alla città, si sono scaricati i flussi di auto provenienti dalla zona di Capannori. Vigili schierati per impedire l'accesso a Porta Elisa. Ricordiamo che in occasione dei comics la ZTL è estesa a tutto il centro storico. La situazione complessiva del traffico è migliorata dalla tarda mattinata, quando si è esaurita l'ondata degli arrivi. Sul fronte parcheggi, punti sosta dell'immediata periferia già esauriti di prima mattinata. Esaurito anche il nuovo parcheggio all'ex scalo merci, la novità di quest'anno nell'ambito della sosta per i comics. Posti liberi invece nell'area del Polo Fiere. Si replica da venerdì a domenica, con il vantaggio però del bel tempo. C'è stato il crollo di un cornicione in centro storico a Lucca, proprio nel primo giorno di Lucca Comics e Games. È andata bene perché nessuno si è fatto male. Il cornicione, un pezzo del cornicione, ha colpito una ragazza che però non ha riportato gravi ferite. Vediamo. Ancora la caduta di un cornicione in centro storico a Lucca, probabile conseguenza della pioggia e del vento che hanno colpito la città mercoledì sera. Il fatto si è verificato nel primo giorno di Lucca Comics, in una via San Paolino affollata di visitatori nel tratto tra Piazza Cittadella e Piazza San Michele. Un pezzo di un davanzale si è improvvisamente staccato da una finestra ed è precipitato verso la strada. Il pezzo di pietra ha colpito alla spalla una ragazza che stava passando in quel momento e poi si è frantumato a terra. Per pochi centimetri la giovane non è stata colpita alla testa. Sono scattati i soccorsi e la ragazza è stata portata all'ospedale San Luca, ma non è in gravi condizioni.
Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Lucca. Il tratto di strada interessato dall'accaduto è stato vietato al transito per consentire l'intervento di messa in sicurezza sul davanzale. Sempre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire tra mercoledì e giovedì per diversi alberi caduti a causa del maltempo. Con le immagini siamo nel quartiere di San Vito, dove il vento ha fatto cadere un albero in via Petri e altri due in un cortile dei palazzi. Non ci sono state conseguenze per le persone, ma da tempo i residenti chiedono il controllo degli alberi nella zona. Mercoledì sera è andato in onda su Noi TV Diretta Sindaco, ospite era il primo cittadino di Borgo Ammozzano, Patrizio Andreuccetti. Vediamo. Parte a Borgo Ammozzano la rivoluzione dell'illuminazione pubblica a LED. Lo ha annunciato il primo cittadino Patrizio Andreuccetti, ospite di Diretta Sindaco. Nella prossima riunione di giunta sarà infatti approvato il progetto che prevede l'installazione delle luci LED su tutta la rete di illuminazione pubblica del territorio, operazione che consentirà al comune di risparmiare e contestualmente di creare nuovi punti luce. È un progetto importantissimo, direi rivoluzionario, che ci consentirà di sostituire tutta l'attuale illuminazione pubblica con illuminazione a LED e contestualmente di creare 80 nuovi punti luce. Nel corso della trasmissione Andreuccetti ha difeso la scelta del comune di ristrutturare la vecchia scuola media del borgo. Costruire una nuova scuola sarebbe costato 6 milioni, era un progetto irrealizzabile, ha detto il sindaco, secondo il quale la ristrutturazione dovrebbe essere completata al più tardi in occasione delle vacanze di Natale del prossimo anno. Andreuccetti ha risposto anche a domande riguardanti il suo ruolo di segretario territoriale del PD, rilasciando il nulla osta alla ricandidatura di Francesco Angelini a sindaco di Pieve Fosciana, dove si vota la prossima primavera, e prendendo invece tempo su quella di Alessandro Tambellini a Lucca, comune che va al voto nel 2017. Il Partito Democratico e l'amministrazione comunale di Lucca stanno svolgendo un percorso importante che si è posto degli obiettivi ambiziosi e davvero di mandato, e quindi prima di decidere che cosa si farà è importante portare a conclusione tutta una serie di progetti che riguardano la città. Insomma, la ricandidatura dell'attuale sindaco per il PD non è affatto scontata. Molto dipenderà dai risultati che Tambellini sarà in grado di presentare in vista della fine del suo mandato. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.